per giovedì scorso, ma c'è stato un equivoco tra me e la segretaria, per cui pensavo che sono sospeso le lezioni, mi spiace, mi avrebbe fatto comodo fare la lezione, peraltro, e comunque vabbè, riprenderemo. Oggi parliamo, nessuno di voi ha portato il computer oggi? Ok, va bene. Quindi oggi facciamo una lezione di puramente teorica, no? Ovviamente il giovedì dovete portare il computer. E parliamo di precipitazioni estreme, in particolare di una descrizione delle precipitazioni estreme che si chiama curve di possibilità pluviometriche. Perché parliamo di precipitazioni estreme? Beh, questo è l'esempio di una precipitazione a Mondello. Qui siamo a Palermo, là è Mondello, una spiaggia famosa di Palermo. Quello che vedete è una precipitazione convettiva molto intensa, estensione circa un chilometro, profondità forse mezzo chilometro. E questo è il tipo di precipitazioni che ha influenza sulle aree urbane e che quindi va a creare delle piene pluviali urbane come questa che vedete qui, anche se questo non è il caso di Palermo, ma è il caso di un caso di Manchester dello scorso anno. Quando noi andiamo a costruire delle fognature pluviali vogliamo evitare che questo succeda. E andiamo anche a specificare che cosa sono le precipitazioni esterne. Ho modificato alcune delle slide, ma non così tanto da inficiare la vostra il fatto che voi seguiate quello che vi ho detto. Spiegare cosa sono le precipitazioni estreme, tra l'altro, è diciamo più generale di quanto ci interessa noi in questo momento, perché in questo caso le precipitazioni estreme o comunque un evento estremo si può applicare a qualsiasi fenomeno. In particolare di recente, così giornalisticamente, è stato coniato questo termine di bombe d'acqua e noi andiamo a capire che cosa intendiamo quando parliamo di bombe d'acqua. In particolare è funzionale a questo il concetto di tempo di ritorno. Gli strumenti invece per la stima di queste precipitazioni estreme, gli strumenti pratici, li andremo a vedere giovedì. Diciamo che il nostro punto di partenza è una tabella di questo tipo. Che cosa riporta questa tabella? Vedete nelle colonne, vedete ci sono dei vari dati. Il primo dato, la prima colonna è semplicemente il numero progressivo, la seconda colonna riporta l'anno in cui è stata misurata questa cosa, poi ci sono cinque colonne dove è scritto 1H che sta per un'ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore. Una tabella di questo tipo un tempo si otteneva dagli annali idrologici, che era con un certo numero erano dei libri, dei report fatti dall'Istituto Idrografico e Mareografico, dove la precipitazione più intensa di durata 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore veniva riportata. Se voi andate in biblioteca trovate ancora questi annali idrologici. Questi naturalmente è una trascrizione, diciamo, digitale di quei dati che io ho usato e poi ho rappresentato, e voi non dovrete più fare riferimento agli annali idrologici, almeno per i vostri dati, ma agli enti regionali che sono succeduti all'Istituto Idrografico e Mareografico nella conservazione e nel rilevamento di questi dati. Queste sono le precipitazioni più intense in quella durata. Cioè, cosa abbiamo fatto? In un anno noi abbiamo il nostro record di precipitazioni. In teoria abbiamo fatto scivolare una finestra mobile
di un'ora su tutto l'anno, e all'interno di questa finestra mobile di un'ora abbiamo accumulato le precipitazioni se queste sono state misurate con frequenza più grande di un'ora. E questo, per esempio, nel 1925 la precipitazione più intensa di un'ora di 50, in questo caso millimetri, qui mancano alcuni metadati di questa informazione, ma io ve li sto fornendo man mano. E se voi osservate i numeri, vedete che queste possono essere le precipitazioni di massima intensità annuale che noi ci possiamo aspettare in una località, una delle nostre località, qui in un clima temperato come può essere quello del Trentino o del Veneto, per esempio. Quindi abbiamo 50, 35, 89.2 in questo caso, quasi 90 mm di precipitazione, e quel dato lì, effettivamente 89.2, è il dato più intenso in questa serie, come vedete, a 52 anni di rilevamento, anche se poi alcuni anni sono mancati. Un'altra cosa che potete osservare è che qui ci sono degli NA. Questi NA è una scrittura formale per dire che mancano i dati, non sono stati rilevati o non sono stati prodotti. Quindi voi vi trovate una tabella di questo tipo, la prima cosa che dovete fare è rappresentarla in un grafico. E questo è quello che succede se voi, per esempio, la rappresentate, e noi impareremo come fare a fare questa cosa, anche se assumo che voi abbiate già fatto cose di questo tipo. Beh, cosa osservate? Osservate che ci sono le in ascisse c'è la durata in ore, in ordinate c'è l'altezza di precipitazione, e ovviamente per ogni durata in ore ci sono più dati. Ci sono più dati perché noi abbiamo tanti dati in linea di principio, quanti sono gli anni di misura rispetto ai quali noi abbiamo misurato. Questo non è un grafico così a prima vista granché incoraggiante, perché voi quando disegnate un grafico vi aspettate di avere dei punti e che attraverso i punti si possa tracciare una qualche curva, cosa che quindi così immediatamente non è disponibile. Quello che voi certamente potete fare è cercare di capire che invece i dati per ogni durata hanno una certa distribuzione. Una rappresentazione della distribuzione dei dati è questa che vi sto mostrando, che si chiama box plot, un diagramma a scatola in italiano. Che cosa rappresenta il box plot? Manca la spiegazione, ma vedete, cioè, intanto c'è un box, una scatola con una linea più grossa. Questa linea più grossa rappresenta la mediana. La mediana dei dati significa che il 50% dei dati sta sopra e il 50% dei dati sta sopra. E poi c'è la linea superiore, rappresenta il quartile superiore, si chiama, cioè il 25% dei dati sta sopra, e questo è il quartile inferiore, il 25% dei dati sta sotto. All'interno della scatola abbiamo il 50% dei dati. Poi osservate che ci sono due altri elementi, che sono questi che si chiamano buffy o whiskers in inglese. I buffy rappresentano una stima di dove dovrebbero stare i dati. Evidentemente bisognerà aver fatto qualche ipotesi per dire che i dati debbano stare all'interno. In qualche modo è implicita nella costruzione, nel software che fa questo diagramma a scatola, per esempio, che la distribuzione dei dati sia gaussiana o una cosa di questo tipo. Alcuni dei dati escono, in particolare abbiamo sei dati che sono più alti dei buffi. Cosa significa? Quei sei dati sono dei candidati ad essere degli outliers, dei dati in eccesso. E
supponiamo che tra di voi ci sia uno che è alto 2,30 m, o una ragazza alta 2,30 m, la donna più alta del mondo. E allora nel mio campione io vado a misurare le vostre altezze e ho questo dato di questa ragazza che è alta 2,30 m. E in una popolazione così limitata come il vostro numero non mi aspetto di trovare una persona così alta, perché supponiamo, se fosse la donna più alta del mondo sarebbe 1 su 7 miliardi il caso di la distribuzione, però è in questo campione qua. Quindi gli outlier sono dei dati che hanno una frequenza supposta inferiore a quella che si dedurrebbe dalla numerosità del campione. Il campione è troppo piccolo per avere dei dati di quel tipo. E in genere quindi noi dobbiamo osservare i dati, capire anche se ci sono degli outlier, se questi, se io ho un campione limitato e ho dei dati che sono o troppo grandi o troppo piccoli relativamente a quel campione, perché evidentemente questi dati possono alterare le statistiche del mio campione. Di una distribuzione posso andare a cercare di capire, ho la mia distribuzione dei dati sull'ora, posso andare a cercare di capire e anzi vado a definire qui che cos'è il tempo di ritorno. In realtà se parlo di una distribuzione parlo di frequenza di un certo dato, quanto questo dato è frequente in un certo campione. In ingegneria però si usa il tempo di ritorno, il tempo in particolare, anche questo è normato. Per esempio nel caso delle fognature pluviali noi andiamo a cercare quei fenomeni di precipitazione che hanno un tempo di ritorno pari a 10 o a 5 o a 10 anni. Supponiamo di avere un intervallo temporale, lì ho disegnato anche un intervallo temporale, una linea come l'intervallo temporale. Questo intervallo temporale dura t grande. Suddivido il mio intervallo temporale in n parti che corrispondono a n misure che io sto facendo. Nel nostro caso, se ricordate la tabella di prima, avevo gli anni del 1925 e del 1900, adesso non ricordo, 89 mi pare, e per un totale di 52 dati, contando che in mezzo ne mancavano alcuni di questi dati. E quindi nel mio caso n piccolo è 52, è un dato ogni anno. Se ho un intervallo t grande, ho n dati, l'intervallo di misura sarà t grande diviso n. M in particolare è il tempo di campionamento. Io campiono la mia quantità ogni quanto tempo? Per un intervallo delta t uguale a m. Un solo pezzettino di questi è t grande diviso n, che l'ho chiamato m. Definisco anche questa cosa, manca dalle vostre slide, ma non è così difficile da scrivere. Definisco anche una certa quantità L. E in particolare questa quantità L la definisco in questo modo. Vado a contare quante volte nel mio campione che ha n elementi, cioè tutti gli elementi rossi, un certo valore H star è superato. In questo caso L sono quelli che io ho cerchiato in nero, degli n elementi che sono le n mie misure che sono in rosso, L sono quelle che sono più grandi del valore H star. Allora che cosa sarà il tempo di ritorno? Il tempo di ritorno sarà il tempo
l'intervallo temporale in cui mi aspetto che un certo evento si ripeta. In particolare l'evento che io mi chiedo quanto si ripete è il superamento del valore H star. Ho L volte, H star superato L volte, il numero totale di elementi ed L, il mio tempo di ritorno altro non è che T diviso L. Tempo totale diviso, prendo il tempo totale, che ne so, 52 anni, H star, supponiamo che sia 50 mm superato, che ne so, 25 volte, il mio tempo di ritorno è 50 diviso 25. Questo tempo di ritorno naturalmente è un tempo empirico, deriva da un'analisi molto semplice, empirica, non c'è nulla, nessuna teoria statistica in questa analisi, se no un calcolo per dire che mediamente la mia quantità H star è superata ogni tot di anni. D'altra parte, T che cosa è uguale? T è uguale ad N per M, per come l'ho costruito, cioè l'intervallo più piccolo di campionamento è lungo M e ne ho N di questi intervalli. Quindi T è uguale ad N per M. E quindi il mio tempo di ritorno è uguale anche ad N per M diviso L. Adesso qui comincio a fare un po' più, cioè non c'è nulla di complicato che vado ad aggiungere, ma semplicemente definisco questa funzione che chiamo frequenza di superamento. Dico che la frequenza di superamento è il numero di volte in cui c'è un certo evento, in particolare H star, è superato. E qui evidentemente il numero di volte in cui quell'evento è superato è L diviso N, che è il numero totale di elementi nel campione. Numero di volte normalizzato rispetto al numero totale di elementi. Uso questa scrittura perché questo mi ricorda che io ho un certo evento che qui assumo essere casuale, e la mia variabile casuale grande si chiama H grande. Poi ho delle realizzazioni nella mia variabile casuale. Quando io lancio un dado, ho una variabile casuale che è il valore dell'elemento, il valore della faccia che io ottengo quando faccio un lancio. Quella è una realizzazione. In linea di principio io posso ottenere 6 numeri, e mi vado a chiedere, fisso per esempio il numero 3, e mi vado a chiedere quante volte mi aspetto di ottenere un numero più grande di 3. In questo caso, se il dado non è alterato e quindi tutte le facce sono equiprobabili, io mi aspetto che ogni faccia abbia una probabilità un sesto, e quindi da questa posso fare tutta una serie di calcoli combinatorici. Ma in particolare questa ancora è una definizione empirica, perché io dico, se io ho queste misure, L volte il valore H star superato, lo divido per N e ho la frequenza di superamento empirica del valore H0. Accettando questa definizione, questo simbolo qua lo uso sempre per la definizione, sostituendolo qui dentro, ho che il tempo di ritorno è uguale ad N, la frequenza di campionamento diviso la frequenza di superamento. È quasi tutta definizione sta cosa qua. L'unica cosa da capire è che appunto sto trattando dei tempi. Beh, la frequenza di superamento, se io vado a calcolare la frequenza, fisso un valore H star e mi chiedo quant'è il numero di volte che, cioè non il numero di volte, l'ho usato più volte, numero di volte, ma la frazione di volte che certo questo elemento H star è superato,
E mi posso chiedere anche quant'è la frazione di volte che questo evento a Castar non è superato. Evidentemente la somma delle due frequenze deve dare 1. E difatti qui quello che ho scritto è semplicemente che il tempo di ritorno non solo è uguale ad m diviso la frequenza di superamento, ma è uguale ad 1 meno la frequenza di non superamento, cioè che h sia minore di h star. Evidentemente in uno dei due qui ci va uguale, non importa dove voi lo mettete. E quindi la frequenza, il mio tempo di ritorno è uguale al tempo di cancellamento diviso 1 meno la frequenza di non superamento. Di nuovo sono tutte definizioni, o quasi. Difatti qui di nuovo ho cambiato il nome alla frequenza di superamento e ho messo SDF, perché in molti programmi che noi useremo questa frequenza di non superamento si chiama in inglese Empirical Cumulative Distribution Function, distribuzione cumulativa empirica del valore relativamente al valore H star. La funzione, quindi sì, la definizione è la stessa, avrei potuto introdurre direttamente l'Empirical Cumulative Distribution Function, ma così è. E se io me lo scrivessi in questo modo, qual è la differenza? Secondo voi qual è? Adesso riscrivo la stessa formula del tempo di ritorno, come ho fatto prima con le frequenze di superamento, ma invece ci ho messo una P. Che cosa? Beh, a parte che c'è scritto, quindi in teoria basterebbe che leggeste, ma qual è il motivo? Finora ho fatto dei ragionamenti empirici, ho preso una certa durata di misura, ho stabilito qual è la mia frequenza di campionamento, ho fatto i miei campioni, ho detto beh, ma qual è? Qual è la probabilità di ottenere un valore più grande di un determinato valore che io ho chiamato H star? E ho ottenuto una frequenza, un risultato empirico che possiamo anche disegnare. Questa Empirical Cumulative Distribution Function è una cosa concreta che si disegna sui dati, e noi lo faremo, non dico giovedì, ma una delle prossime volte. E in verità noi possiamo pensare a dire, beh, ma se io ho questa distribuzione empirica dei dati, magari questa non è che ha a che fare con una qualche distribuzione che io conosco, per esempio dall'analisi statistica, ed è questa l'operazione che ho fatto qua con il semplice cambio della parola SDF o della parola FR con la lettera P. In questo caso ho messo P. P significa che io mi vado a questo punto, faccio un passaggio in più e dico, beh, quei dati dovrebbero avere una certa distribuzione. Perché devono avere quella distribuzione? Quella P potrebbe essere, che ne so, una distribuzione gaussiana, per esempio, che voi conoscete. In quel caso ci sono varie ragioni per cui dovrebbe essere gaussiana. In generale uno può pensare, ha avuto una rivelazione dell'Arcangelo Gabriele e l'Arcangelo Gabriele è venuto in sogno e ha detto la distribuzione dei dati ha quella forma funzionale, cioè un motivo, ci deve essere una spiegazione di qualche tipo per cui io mi immagino di sostituire alla FR quella P, che però comunque è una forma funzionale nota, stabilita, e vedremo anche questo come deve essere fatto. Però la differenza tra questa slide e questa slide è proprio questo. Qui faccio un passaggio importante, assumo un modello statistico per i miei dati. Detto questo, ritornando al nostro problema iniziale, abbiamo detto che la frequenza, che il tempo di ritorno è legato alla frequenza di superamento, anzi è l'inverso della frequenza di superamento. Allora, abbiamo detto che questa qui
l'insieme superiore, la linea superiore, quindi questo box plot è il quartile superiore, cioè ho solo 0,25% di valori più alti, che significa che si chiama quantile 0,75. A che tempo di ritorno corrisponde questo? Beh, ho solo 0,25 di dati, quindi l'inverso è 1 diviso 0,25 che fa 4. Il tempo di ritorno di questa del dato che si trova qui, ipoteticamente, è 4 anni. Il tempo di ritorno del dato che si trova qui, che è questo qui a 0,75 sopra, è 1 diviso 0,75 che fa 1,33 anni. La linea in mezzo è la mediana, 0,50 sopra, 0,50 sotto dei dati. La frequenza di superamento è 0,5. Il tempo di ritorno è 2 anni. Perché 2 anni? Dove so che sono due, che sto misurando le cose in anni? La probabilità è un numero. Il tempo di ritorno è un tempo. Quindi in mezzo ci deve essere dimensionalmente qualcosa che è la dimensione di un tempo, ed è il tempo di campionamento M, che nella mia tabella iniziale è appunto un anno. Quindi numericamente è 1 diviso il valore della frequenza di superamento, ma dimensionalmente questo M è importante, anche se vale 6, se vale 1, per come ho costruito i dati, perché questo M ha le dimensioni di un tempo. Se io avessi scelto il massimo mensile e avessi messo i vari mesi, gennaio, febbraio, marzo, aprile e via così per tutti gli anni, quindi 12 dati per ogni anno per 52 dati, avrei potuto costruire il mio tempo di ritorno non in anni ma in mesi. In quanti mesi? Se l'avessi raccolto in settimane, avrei potuto costruire il mio tempo di ritorno sulle settimane, cosa poco significativa in questo caso, perché in certe settimane non ho pioggia di nessun tipo. Però questo vi serve a spiegare che cos'è, come avviene questa selezione e perché parliamo di tempi di ritorno, e qualche volta si usa dire che il tempo di ritorno è l'inverso della probabilità di superamento. Non è esattamente così, dal punto di vista numerico è l'inverso, ma non dal punto di vista delle dimensioni. Dobbiamo tenere presente di come abbiamo fatto il campionamento. Che cos'è allora una bomba d'acqua, visto che questa era una delle definizioni che noi volevamo avere? Per esempio, le norme stabiliscono che una bomba d'acqua per un fenomeno fluviale, non pluviale, come quello che stiamo studiando noi, è di 200 anni. È un episodio, un evento di precipitazione il cui tempo di ritorno è superiore ai 200 anni. Viceversa, per un fenomeno pluviale che ha a che fare con la progettazione degli acquedotti e fognature, cioè scusate, delle fognature, non degli acquedotti, evidentemente, il tempo di ritorno sarà di 10 anni. Quindi dal punto di vista della mia fognatura, la bomba d'acqua è un evento molto più frequente che si ripete mediamente ogni 10 anni. Si ripete esattamente ogni 10 anni, ma mediamente ogni 10 anni. In un certo luogo. Perché quei dati che io vi ho mostrato all'inizio, quella tabella era riferita, se leggevate sopra intestazione della tabella, ai dati di Paperopoli,
nota cittadina del paese di Walt Disney. No, in realtà quei dati sono i dati di un luogo fisico, non li ho inventati così, li ho un po' cambiati per alcuni motivi, ma sono i dati di un luogo fisico, un luogo, un punto nello spazio. Perché la prima obiezione che c'è qualcuno di voi potrebbe aver fatto, se non fosse l'ora che è, voi siete in pausa post-prandiale, quindi dite sì, però per esempio noi in Italia osserviamo il ripetersi di disastri dovuti tra virgolette a bombe d'acqua, cioè ritornando al caso di prima, tempi di ritorno molto elevati, superiori ai 200 anni, ma noi li osserviamo ogni anno. Com'è possibile questo? Avete un'idea come sia possibile? Beh, è possibile perché supponiamo che ciascuno di voi siete 40 più o meno. Ognuno di voi è un punto. A ciascuno di voi piove in testa, speriamo di no. Se questa la nostra aula, il nostro edificio è costruito, ma se noi andassimo all'ultimo piano ci potrebbe piovere in testa. Adesso lui si sente un po'. Allora lui misura le sue precipitazioni, ha la sua tabella di precipitazioni, e ciascuno di voi ha una tabella differente, e lui misura il fatto che nel suo punto di misura si ripeta una certa precipitazione con una certa altezza. Allora l'evento di precipitazione, supponiamo di 50 mm, in questo caso potrebbe essere di 25 anni, supponiamo. Il suo vicino qui ha anche lui la sua tabella, che è diversa perché le precipitazioni sono diverse da punto a punto. Questo lo abbiamo visto nella lezione scorsa, che le precipitazioni sono molto variabili nello spazio. Quindi ognuno di voi ha una sua tabella, ognuno di voi ha una tabella con il tempo di ritorno, e lui misurerà una certa precipitazione ogni 200 anni. Magari lui è vicino, può essere anche correlato a quello che succede da lui, ma quanto vicino è? Supponiamo che la distanza tra l'uno e l'altro sia superiore a 10 km. Abbiamo visto, ossia 10 km, abbiamo visto prima il fenomeno convettivo sopra Mondello, e ho detto che la larghezza di quel fenomeno è un chilometro. Quindi le nuvole che fanno cadere quella pioggia, un giorno cascano da lui, ma in un giorno diverso cascano dal vicino, o addirittura là che siete un po' più lontani. Quindi ciascuno di voi costituisce una serie di eventi che sono in qualche modo indipendenti tra di loro. Quindi un certo tipo di fenomeno si ripete una volta ogni 200 qui, una volta ogni 200 di là, ma voi siete in 50, una volta ogni 4 anni qualcuno di voi mediamente si becca una precipitazione intensa. Vi è chiaro questo concetto? La differenza tra il fatto che noi osserviamo eventi con un tempo di ritorno elevato molto frequentemente, perché ci sono tanti punti separati gli uni dagli altri che si possono in prima approssimazione pensare come degli eventi indipendenti, come delle realizzazioni differenziate dello stesso processo aleatorio. Come se ciascuno di voi lanciasse il proprio dado. Ciascuno di voi, munito di un dado, lancia il dado, in questo caso il dado dà delle precipitazioni, ma ciascuno di voi lo lancia in maniera indipendente, quindi il numero di volte che noi misuriamo è comunque molto più frequente, tanto quanto siete voi. E questo fa sì che spazialmente cose che dovrebbero realizzarsi nel tempo poche volte si realizzano tante volte. Ma questa è solo una parte della storia.
L'altra parte della storia è che per fare le cose come da ingegneri noi abbiamo bisogno comunque di correlare queste situazioni che io vi ho rappresentato in maniera statistica, anche se non mi sono addentrato sui concetti ma non poi sulle formule. Vogliamo rappresentarle in una qualche forma matematica. Allora, quello che ci chiediamo è se esistono delle curve, che chiamo curve di possibilità pluviometrica o linee segnalatrici di possibilità pluviometrica, o in inglese intensity duration frequency curves, che mi mettono in relazione l'altezza di precipitazione con la durata della precipitazione, per esempio. In realtà vedete che ci sono un po' più di variabili. Allora, Tp è la durata della precipitazione, Tcor R è il tempo di ritorno, l'abbiamo visto prima, H è l'altezza della precipitazione, A, che è funzione di Tcor R, è un coefficiente di questa che si chiama legge di potenza. Legge di potenza di che cosa? Della durata considerata. Questa durata considerata, peraltro, ha un esponente n, e questo esponente n, vi dico qui che non dipende dal tempo di ritorno. Questa non è l'unica forma che possiamo concepire per le curve di possibilità pluviometrica, possiamo concepire altre delle altre forme, è un modello che ci siamo inventato noi sulla base dell'esperienza, cercando di interpolare vari fenomeni, varie situazioni che si sono generate in passato. Quindi mi sono inventato una forma funzionale per queste curve di possibilità pluviometriche. Se io conoscessi questi parametri A ed N, cosa succede? Succede che per ogni durata di precipitazione io so dare l'altezza delle precipitazioni in funzione del tempo di ritorno, perché il mio A dipende, sarà una funzione del tempo di ritorno che saprò calcolare. E quindi dal punto di vista ingegneristico qui comincio a essere contento, perché ma questa sì che è una curva, è una famiglia di curve parametriche, dipendono da due parametri. Come sono fatti questi parametri? Beh, l'altezza di precipitazione H aumenta all'aumentare della durata. Allora questa legge è crescente se n è maggiore di 1. Io riporto H qui e T con P qui. Una legge di quel tipo è una legge fatta, per T uguale a 0 è 0. È una legge fatta così. Tra le curve che voi conoscete, la radice quadrata a questo tipo di andamento. E l'altezza cresce al crescere della durata, ma questo è implicito anche nel modo in cui io vado a costruire delle curve. La durata, prendo la durata di un'ora, se prendo la durata di 2 ore, evidentemente nell'arco di 2 ore come minimo è caduto tutto quello che è caduto in un'ora. Quindi le curve, diciamo, questo mi garantisce che le curve di possibilità pluviometrica sono non decrescenti. Se ricordate la lezione della volta scorsa, anche avevamo stabilito così, non sempre molto empiricamente, che all'aumentare della durata, l'intensità delle precipitazioni più grandi che in quel caso avevamo registrato sulla faccia della Terra diminuivano di intensità anche molto velocemente. L'intensità media, d'altra parte, che cos'è? È H, lì l'ho chiamata J. L'intensità media l'ho chiamata J, ma questo J non è altro che H diviso T con P.
e questo è uguale ad A, che ho detto che dipende dal tempo di ritorno per T con P alla n-1. Affinché queste le curve di intensità siano decrescenti con la durata, ovvero mi aspetto che le curve del J facciano così, è necessario che n sia minore di 1. Quindi la mia curva di possibilità pluviometrica è n, un valore compreso tra 0 e 1. Cosa succede se disegno le mie curve di possibilità pluviometrica? Questo è il disegno di un grafico bilogaritmico fatto male, che lascio normalmente ai miei studenti. Il contenuto è disegnato correttamente, ma il grafico è bruttissimo. Lo lascio di solito per dire come non si deve fare un grafico, che talvolta è più significativo. Allora, questi sono dati per ogni durata. Ci sono dei dati, 5 dati, che dopo vediamo di che dati si tratta. E vedete già che nella leggenda, la leggenda semplice deve essere che c'è stato tempo di ritorno uguale a 200 anni. Che cosa ho fatto se vogliamo ragionarci di più? Per esempio, quindi, nella durata di un'ora, io mi sono andato a cercare, e vedremo poi come si fa, sono andato a cercare quell'evento che ha un tempo di ritorno di 200 anni, nelle durate di un'ora. Lo possono fare per via empirica, usando le curve empiriche di superamento, oppure la posso fare con una via un po' più complicata, che sarà quella che seguiremo noi, attraverso l'assunzione di un modello per la forma della probabilità, e comunque arriviamo a questo dato. Poi ripetiamo la stessa operazione per la durata di 3 ore e andiamo a calcolare qual è l'altezza di precipitazione di 3 ore che ha 200 anni di tempo di ritorno. Ripeto l'operazione per le 6 ore, per le 12 ore, le 24 ore e ottengo 5 punti. Questi 5 punti interpolo in particolare in questo diagramma bilogaritmico, per modo di dire, perché se fosse veramente bilogaritmico, qui non avrei il logaritmo della precipitazione, io vorrei avere qui i valori della precipitazione con i tick marks, con i simboli variati opportunamente, ma che riporta i valori della precipitazione adeguata. Immaginatevi voi andare da un sindaco, per esempio, cui dovete fare delle analisi pluviometriche di questo tipo per costruire la fogliatura bianca, e gli presentate un grafico di questo tipo. Il sindaco dice: ma cosa sarà il logaritmo? È che adesso i logaritmi si studiano alle superiori, quindi più o meno tutti il logaritmo delle precipitazioni. No, qui voglio vedere, al posto di 2,4 voglio vedere per esempio 100 mm o qualcosa del genere. Quindi questo grafico non l'ho fatto così. Ripeto per tutte le altre curve. Cioè, di nuovo, per 100 anni vado a calcolare per la durata di un'ora qual è il valore che corrisponde a 100 anni, per le 3 ore qual è il valore che corrisponde a 100 anni, per le 6 ore qual è il valore che corrisponde a 100 anni, e interpolo la seconda linea. E così per la terza linea, salvo che la terza linea più bassa è per un tempo di ritorno di 50 anni. Perché queste curve sono, queste curve diciamo sono abbastanza parallele fra di loro, anche se le interpolazioni, ciascuna delle tre interpolazioni è fatta indipendentemente l'una dall'altra. Non ho vincolato le tre curve ad essere parallele.
ma sono dal punto di vista visivo parallele tra di loro e in teoria devono essere parallele e devono essere delle rette, perché se io vado a fare il logaritmo di h, questo è uguale al logaritmo di a per t con pi alla n, e per le proprietà dei logaritmi questo è uguale al logaritmo di a più n logaritmo di t con pi, ed n è proprio il coefficiente angolare di quelle curve. Abbiamo detto che le curve sono parallele. Perché devono essere parallele? Beh, supponiamo di disegnare questa curva che ha, diciamo, per le durate comprese tra 1 e 10 ore, 500 anni di tempo di ritorno, la curva tratteggiata. E supponiamo che questa curva non sia parallela alle altre. Allora che cosa succede? Succede che se non è parallela, per una durata superiore alle 10 ore, la curva che ha un tempo di ritorno per 200 anni è più alta della curva che ha un tempo di ritorno di 500 anni, e questo per costruzione non può essere. Quindi le nostre curve sono per costruzione approssimativamente parallele tra di loro, perché il dato più in alto è sempre quello che ha il tempo di ritorno più elevato per costruzione, e non possono mai incrociarsi nell'intervallo in cui noi abbiamo delle misure. Però se noi estendessimo queste curve molto oltre le 24 ore, per esempio oltre le 100 ore, queste non si incrociano neanche oltre le 100 ore, sono ben è un parallelismo molto ben approssimato questo qui. Però se fosse, cioè, potrebbero essere un po' convergenti, magari qualche durata si incontrano, ma se questa durata è molto lontana dalle durate di nostro interesse, questo è rilevante. Questa è una curva di durata, sono delle curve di possibilità pluviometrica. Disegnate meglio, perché come vedete, abbiamo il logaritmo della pioggia anche qua, ragazzi. No, le ho prese così, è fatto male anche questa. Questa è giusta, è solo sbagliata la... quello che è scritto nella scissa, perché questo, come vedete, sono 4, 6, 100, sì, 40, 60, 100 mm. Questi i numeri sono corretti, solo l'ordinata è il nome dell'ordinata è sbagliato. E vabbè, questa cosa, vedete che qui le curve, in virtù dei dati che c'erano qui, sono distintamente meno parallele delle altre di prima, però vanno bene lo stesso perché si incrociano molto al di fuori dell'intervallo che ci interessava, e a voi succederà solitamente di disegnare delle curve di possibilità pluviometrica di questo tipo qua. E intanto per il momento ci fermiamo un attimo.